Carissime e carissimi, negli ultimi tempi ho lungamente pensato a cosa avrei detto nel momento della mia uscita dalla Russia. Ho pensato a nuove modalità di intervento, come avvenne in occasione della conferenza della Nazione di Roma, con la famosa relazione itinerante. Ho pensato di imbottigliare la relazione e regalarla a tutti i componenti del Consiglio nazionale come messaggio da conservare. Niente di tutto. La pandemia, tuttora purtroppo un po' in corso, non ci consente di essere particolarmente innovativi e creativi nelle nostre nuove modalità di incontro. Ma forse, non è forse la videoconferenza essa stessa una modalità innovativa? Centinaia di film di fantascienza e anni passati immaginavano un tanto futuro che hanno anticipato scenari del genere. Ma chi avrebbe mai pensato di vivere il Brasile? Proprio per un'autorità. Mi limiterò ad alcune varie considerazioni personali e politiche. In questi momenti ho ripercorso una specie per specie in un tratto la mia vita professionale. Non ricordo quando entrai in banca per la prima volta. Ho ricordato i miei turni da precario, che la mia conferma in pianta stabile, la mia rapida ma fugace carriera professionale. Ho ripensato al mio progetto di finanziamento al sindacato. Ho pensato ai miei maestri sindacali, Ugo Padagni e Vito Brello, le prime riunioni, le prime incertature, le prime ingiustizie, le prime assemblee e le prime riunioni in Italia. Mi sono rivisto al tempo del terrorismo, dell'assemblea presso le officine ferroviarie e le fabbriche a Bologna. Ricordo le minacce personali al sindacato da parte dei terroristi, la strada della stazione di Bologna, gli attentati che hanno sconvolto il nostro paese, il tentativo di destabilizzazione. Ho rivissuto il momento della mia elezione segretario generale dell'Unione della Romagna, a 32 anni, il più giovane ad assumere del ruolo, gli impegni sindacali, con una responsabilità sempre maggiore, le prime riunioni a Roma, le componenti politiche del nostro sindacato, la UIMO che cresceva e diventava UIMO. Ho ripercorso la strada che ha portato in segretaria nazionale all'età di 46 anni. L'arrivo a Roma, l'arrivo di direzione dell'Olimpia, un nuovo mondo di consigli possono accadere. Le riunioni con il Siglio, i tavoli alti nelle sale fiscali, i lavorare di sotto la giorno. Poi la mia crescita nell'organizzazione, la vicinanza al loro segretario generale di Torino, la mia voglia di imparare tutto e in fretta da loro. Ho rivisto anche con la retina forma, poi niente la malattia avanzata. Ho ripercorso su un contratto nazionale di lavoro, concluso e firmato. Uno mi stesso segretario generale, con padre docente, allora presidente del caso. Ho rivisto la giornata della mia nomina alla fine della segreteria generale. Il primo scontro del nostro quadro. Quando mi chiesi che la conferenza non mi spiegava a terra, con appena un tempo della mia nomina, avrebbero dovuto intervenire in giorno, in modo di tratti e non di soliti modi. Ebbi ragione. Il primo a prendere la parola fu Fulvio Cura. Ho rivisto persone, alcune scomparse, che hanno lasciato grandi vuoti, come Rita Guerra, Valeria Bianco, Boccaccio e Paolo Pastorelli. Ho ricordato infatti, con coinvolgimenti sempre precedenti nel nostro settore, che è economico. Ho rivisto sentimenti, per fortuna poco, cambi di carattere, grandi successi amministrativi e politici. Insomma, ho rivisto tutta la mia vita. In una specie di tagli di voce, mi sono chiesto, ho sempre su carta la prova, ne valgo la pena, dove farei? La risposta è arrivata spontanea e immediata. Senza la minima esitazione, sì, certo, dove farei? Senza altro aiuto, rifarei tutto, confermerei le scelte prese, rifarei le tappe percorse. Ma farei di nuovo quella porta che ha portato qui oggi davanti a tutti voi, con tutti voi. È stata una vita passata a livello della partita degli autori, una vita passata a livello di civile, una vita passata a livello di valore della democrazia e della discussione, contro il forma di razzismo e di fascismo. Ne faccio la pena, credo. Non voglio lasciare questo tipo di
vita di uno voi, sempre lo messo in croce dalla carne. La prima, fare sindacato. Perché anche quando le comandi fare sindacato, le nostre le comandi del mondo monetario, quelle in cui si teneva la linea sindacale, dove tutti erano coinvolti, anche tutti i segretari nazionali, e non solo i generali che erano le corruzioni. Perché anche le riunioni con le cose fatte, dove si apprestava la storia, la presentazione di proposte, soluzioni, sottovalutavano quelle organizzative. Perché anche il sindacato si discuteva con il proprio interno, dove si cambiava sindaco, raramente, solo per tanti stili e non per presente. Perché anche i tempi lenti, quelle delle decisioni ponderate e non delle decisioni apprezzate e presso a poco. Un altro mondo, insomma. Oggi tutto deve fare prima. Prima le attività della stampa, prima le interviste, le partecipazioni di PC, come le economie delle lavoratrici, dei lavoratori, si è progresso in base alla loro. Credo e mi auguro che i rapporti in Italia con le stime devono essere mantenuti ed anzi, se possibile, rapportati. Ma i rapporti in Italia non devono essere forti solo a livello centrale, ma anche con i gruppi e regionali. Perché stanno creando pericolose distonie comportamentali, evitando che i primi che fanno la lotta contro il sistema, poi spesso sono primi a firmare le accordi. Non siamo mai ritenuto non per tutte le persone. Esco dalla diminuzione nel momento in cui la spinta corruzione è finita. E occorre cambiare il timoniere senza dialogo, cambiare troppo la cosa. La seconda, i rapporti con la controparte. Chiediamo il settore, credito, le fattorie, assicurazione, autorità, dove i rapporti sindacali sono un valore. Non è contestazione, ma intensa volontà di collaborazione. La strada delle cose l'abbiamo scelto fin dagli anni 90. Con la creazione del fondo di sostegno al reddito ed è proseguita con gli accordi di forza, di credito, arte, long term care. E questa politica ha portato un tasso di sanificazione che è il più alto in Italia e forse nel mondo. Mi auguro che questa parte sindacale continui nel tempo e che vengano difesi che a poi ripresi con attenzione ai nostri settori. La terza, la vita. Ho cercato in questi 12 anni di rappresentare l'esigenza delle lavoratrici, dei lavoratori, del credito, della situazione delle autorità e dell'autorità in un contesto così complesso e articolato come quello dell'oggi. Ho cercato di far comprendere, senza ambizione da economista, le realtà economiche del nostro paese, che hanno naturali legami con le banche e con le classi produttive. Non sempre ho avuto, non sempre sono stato capito. Condizioni di credito del PMI, aiuto alle imprese per diventare più grandi e digitali, legati alla comunità del sud. Le problematità di credito su NPL e UTP, la diversificazione del filiale dei territori, sono solo alcune delle tante battaglie che io e voi abbiamo combattuto in questi anni e che hanno avuto anche l'aiuto delle donne e degli uomini dell'Ordine. Mi auguro che da parte della UI ci sia ancora un maggior ascolto verso la nostra categoria. La quarta, voi. A partire da domani, questa è la grande sfida. Le fusioni proseguiranno, la distribuzione interesserà, nuovi progetti creditizi finanziari verranno alla luce. Il mercato del lavoro, attraverso lo smart working, potrà ancora subire grossissima trasformazione. Con una battuta, posso dire che troverete il rischio di avere più segretari nazionali che gruppi bancari. Avete tutti sempre grandi, con tanti quadri sindacali e sistemati, e non vi aiuteranno nemmeno. Visto che l'involvimento generazionale al quale abbiamo dato vita in questi anni, nella nostra dimensione, ecco che il ruolo dei territori, della vicinanza è ancora più fondamentale. Se ripeterò per l'ultima volta il mio mantra, meno sindacalisti del collettivo e più sindacalisti dei territori e più possibili. La quinta, organizzativa. Mi auguro che domani, dopo aver votato il nuovo segretario generale, tutti i pensionati che sono in mezzo a venire e che avranno più carichi si dimettono per far posto al nuovo ingresso. Manterrò il mio numero di telefono, ma ve lo dico subito e chiaramente. Sarò a disposizione solo per consigli. Non sarò disponibile per telefonare del tipo che ho fatto diversamente. Non ho nessuna intenzione di creare dissonanze con il nuovo vertice della voce. Avviandomi alla conclusione di questa prima parte del mio intervento, voglio bene spiegare le mie scelte. Il 6 dicembre dello scorso anno, nel corso dell'esecutiva nazionale UISCA, comunicare la decisione di lasciare la carica di segretario generale entro la prima decada del 2021.
decisione confermata il 9 gennaio al Consiglio Nazionale della UIC, convocato per l'approvazione del rinnovo del CNR, davanti all'allora segretario generale aggiunto UIL, che è Paolo Lombardini. Poi è arrivata la pandemia, che ha costretto una revisione dei piani, non solo dei miei. Ho dovuto prolungare le giustizie a dicembre 2020, nella speranza che tutto questo cataclismo terminasse. Ciò non è stato. Ho voluto però mantenere ferma la data di dicembre. Ho ricevuto pressioni interne ed esterne al sindacato per rimanere almeno fino al prossimo congresso. Avrei potuto farlo, ma gli impegni politici e personali per me fanno sempre una parte. Per mia scelta personale rimarrò soltanto in seguito scritto alla UIL e Senato. Lascio che abbiamo studiato per un momento su quali quarantenni e cinquantenni che fanno intravedere un percorso di continuità e di ulteriori successi per la categoria. Lascio che questo è il mio terzo mandato come segretario generale e non ho nessuna intenzione di chiedere certi risultati anche in base all'età anagrafica che ho. Lascio perché ho sempre creduto nel rinnovamento. Non a caso ho usato la parola lascio al posto della parola mio. Mi sono scritto alla UIL nel 1973 e sono rimasto scritto solo alla nostra organizzazione. Ecco perché non voterete le mie dimissioni dalla carica, ma sarei io a lasciare la carica. Credo di lasciare una categoria che, nonostante la riduzione degli occupati in rapida della discesa, si trova al massimo degli iscritti dalla sua costituzione e a livello massimo di rappresentatività. Ma non spetta mai tracciare bilanci, né assegnare i meriti e nemmeno i voti. Lo faranno altri che solo vorranno. E ora passiamo ai ringraziamenti e ai saluti, per serio e pazienza. Non posso non iniziare dalla mia provincia. Ringrazio mia moglie e mia figlia per i sacrifici che hanno portato in questi 21 anni. Pochissimi però sono a mia moglie, ma ve lo giuro, esiste. Non è mai stato presente le nostre riunioni. Ma esiste davvero ed è come esiste. Forse oggi non è nemmeno collegato in streaming, ma ve lo assicuro che c'è. Adesso inizia a prendere di Maurizio, che non sarà riuscito a vedere spesso ai piedi, ma tanto fa Pepe, il mio cane, e vive con il suo cane, e le cose chiedo di accompagnare per la spesa, non avendo il tempo per lamentarsi della mia presenza. Ringrazio Valentina. Mi piace, l'ho lasciata a riso sul piso. Oggi me la ritrovo ingegnere, anzi, ingegnera, come la chiamo io, e la ritrovo in termini manager al mercato motore, in quel di Borgo Panigale, per il primo step della gente. E mi raccomando, niente di così. Passiamo ora alla seconda edizione. Ringrazio e saluto con affetto il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli. Conosco il Presidente da circa 30 anni, da quando era Vicepresidente del PLI, grazie al comune amico Ugo Padani. Lo ringrazio per l'amicizia e per i legami che ha mantenuto con me. Lo reputo un grande Presidente dell'ABI. Ha saputo coniugare la naturale tradizione conservatrice dei banchieri con le modernità dell'innovazione degli strumenti bancari dei nostri tempi. Ha saputo tenere la barra dritta dell'ABI dopo alcune gestioni non trasparenti e pericolose per l'intero sistema, riportando al centro del dibattito politico italiano ed europeo. Presidente, mi mancheranno le nostre telefonate del sabato mattina e al Bravè, in Emiliano, le sgridate e le tue precisazioni sui miei comunicati stampa che non trovi pertinenti o che contenevano inesattezze. Grazie, Presidente, grazie davvero. Saluto e ringrazio per aver onorato sempre gli impegni istituzionali per la nostra organizzazione il dottor Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo. Saluto e abbraccio Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM e Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol, che saranno con noi in questo consiglio più tardi. Con Giuseppe sono legato da una vecchia amicizia che dura fin dai tempi del Banco di Napoli. Ha saputo riportare BPM nell'alveo della tradizione, della propria tradizione, e affrontato per primo una fusione nella nuova era della BCE. Carlo invece l'ho conosciuto quando aveva ancora i pantaloncini corti,
in una circostanza di conflittualità con un nipote quando consorte, allora amministratore delegato, mi disse: guarda questo giovanotto, un giorno ti confronterai con lui. Non passarono molti anni da quel giorno. Oggi Carlo è alla guida non solo di un nipote, ma anche il regista di un'importantissima operazione bancaria. Voglio salutare e ringraziare Gian Piero Maioli, Credito Agricolo, Alessandro Vandelli, Bitter, Camillo Venesio, Banca del Piemonte. Non ho mai regalato un biglietto per l'Allianz Stadium, ma almeno mi ha donato la maglia di Pirlo. Saluto e ringrazio Victor Massià e Marco Morelli, ex Ubi e ex Montepaschi. Oggi ho la Bank of America, per l'ottimo e franco rapporto che abbiamo instaurato in questi anni. Saluto e ringrazio il componente dell'ABI, in primis il direttore generale Giovanni Sabatini, sempre disponibile ad affrontare con me e la mia organizzazione non solo i temi sindacali, ma anche quelli economici del settore. Saluto e ringrazio il vice direttore di ABI, Gianfranco Toriero, per la sua grande disponibilità e per il messaggio che mi ha inviato. L'ho apprezzato moltissimo. Ringrazio e saluto con grande rispetto per il prezioso lavoro che ha svolto in questi anni il presidente del CAS, Salvatore Poloni. Ha portato equilibrio e competenza in una delegazione aziendale, spesso con visioni diverse. Gli ha dimostrato molta pazienza. D'altra parte, essendo interista, e visto anche quello che è successo ieri sera, è abituato alla sofferenza e alla pazienza. Voglio ricordare anche gli altri presidenti di CAS che ho avuto l'onore di frequentare. Eliano Omar Lodesani, un vero signore, sempre disponibile. Alessandro Profumo, che ha saputo trasformare il settore anche come amministratore delegato di Unicredit. Da lui ho imparato molto. Francesco Micheli, persona dura, ferma nei principi e negli accordi, ma di parola. Quando dava l'ok lo manteneva a tutti i costi. Fabio Innocenzi, che mi ha dedicato ben 3 passaggi nel suo libro Un banchiere per bene, con il quale ho avuto o ancora uno splendido rapporto personale. E infine Maurizio Sella, presidente di ABI e del CAS in un periodo di grande trasformazione del settore. In questa carrellata di ricordo non posso non citare Corrado Passera, che assieme a Profumo ha contribuito a far colare quel sistema bancario mummificato, lavorando per modificarlo enormemente. Federico Bistoni, ex amministratore delegato di Unicredit, col quale ha mantenuto una frequentazione importante. Fabrizio Viola, ex AD di Montepaschi. Quante aneddoti e storie potrei raccontare avvenute in quelle sale dorate di Palazzo Altieri. Faranno parte del mio libro, di quel libro che non scriverò mai. Sempre restando a Palazzo Altieri, non posso non salutare e abbracciare il direttore centrale Stefano Bottino, che conosco da tanti anni e ho apprezzato sia per la sua competenza tecnica che politica e umana. A proposito di Stefano, per salutare il vecchio direttore centrale, vecchio, tra virgolette naturalmente, direttore centrale Giancarlo Durante, attuale presidente di FBA, e l'amico, il carissimo amico Vittorio Cianchi, sempre disponibile, e con Vittorio tutto l'apparato sindacale di ABI. Non posso dimenticare l'ANIA e la Federazione delle Casse Locali. Saluto la presidentessa dell'ANIA, Bianca Maria Farina, e il responsabile delle relazioni sindacali, Riccardo Verità, e il presidente della Federazione delle Casse, Augusto Dall'Erba. Passiamo ora alle aziende, nell'ordine in cui mi vengono in mente. Ringrazio e abbraccio Alti Filosofi. Ci conosciamo da una vita. Peccato per il suo carattere troppo tranquillo e mai focoso, molto nordico e poco toscano. Sarebbe stato un ottimo capo del personale di Banca Intesa San Paolo. Chi mi scaricherà la batteria del telefono domani? Grazie Alfio, grazie davvero per tutto. Attraverso Alfio saluto anche Patrizia Ordasso, l'unica donna, assieme alla moglie, che riesce ancora a sopportarlo. Saluto anche e ringrazio Rosario Strano per la sua amicizia e per la passione calcistica che ci accomuna. Saluto e ringrazio Paolo Cornetta ed Emanuele Recchia, Unicredit, la mia banca, per il rapporto franco, cordiale e amichevole che ho sempre avuto con loro. Se non ci fossero stati loro, i rapporti con i crediti sarebbero ai livelli minimi. Attraverso di loro saluto Gianni Robaldo e Silvio Lopes. Non posso dimenticare lo splendido rapporto con Angelo Carletti. Per Banco BPM saluto e ringrazio Roberto Speziotto. Ci siamo incontrati da prima in Unicredit, poi in Banco Popolare e ora in Banco BPM. Quanti anni, Roberto? Per BNL saluto Roberto Pinale, con il quale ho sempre avuto un rapporto sincero e cordiale.
Saluto e ringrazio Giuseppe Corni per BIP, e qui gioco praticamente in casa, a Modena, nella vicina Modena, e Stefano Verdi, una coppia praticamente indissolubile e inossidabile. Per i Credit Agricole voglio ringraziare e salutare Vittorio Ratto e Gianluca Reggioni per la loro disponibilità. Per Montepaschi saluto e ringrazio il nuovo arrivato rispetto ai vecchioni che ho citato prima, Roberto Coita, e attraverso di lui Bruno Sandretti, per il commovente massaggio che mi ha inviato. Grazie. Vi ringrazio per la vecchia e franca amicizia Mario Napoli, Ubi Banca, l'unico capace di farmi passare il Ferragosto a Bergamo Bassa, per una trattativa sindacale. Infine vi ringrazio di cuore per la partecipazione e la vicinanza di cui mi onorano Gianluca Perin e Davide Pelucchi dell'Assicurazione Generale. Non posso non ringraziare poi tutti i giornalisti e i giornalisti con cui ho avuto rapporti stretti, cordiali e sempre corretti. Non penso di fare un torto a nessuno di loro se saluto l'amica Carlotta Scozza. Ringrazio coloro che mi hanno inviato messaggi davvero commoventi. Ho sempre creduto e sempre crederò nell'importanza della comunicazione e di una seria rappresentazione della realtà. Veniamo ora alla parte sindacale. Non posso che iniziare ringraziando e abbracciando il segretario generale della UIL con cui ho lavorato nei miei 12 anni da segretario generale di categoria, Luigi Angeletto, Angeletti, Carmelo Barbagallo, Pierpaolo Bombardiere. Grazie davvero per avermi supportato e soprattutto supportato, cosa non facile visto il mio carattere. A loro va riconosciuto di aver condotto la UIL, ognuno con il proprio tratto e le proprie caratteristiche, per seguire i successi e la rappresentanza politica e organizzativa che sono sotto gli occhi di tutti. Come non dimenticare poi la vicinanza di questi tre segretari generali alla nostra categoria? Grazie, grazie, grazie davvero Luigi, Carmelo, Pierpaolo. Non voglio, non posso dimenticare di salutare i segretari confederali attuali, il segretario organizzativo Emanuele Ronzoni, Tiziana Bocchi, Ivana Veronese, Domenico Parietti e il tesoriere Benedetto Attili. Saluto anche il presidente del CIVINAI, l'amico Guglielmo Loi. Voglio ringraziare i segretari generali delle categorie e delle regioni della UIL che in questi anni hanno collaborato con la UIC. Voglio ringraziare tutti e in particolare coloro che interverranno oggi e coloro che mi hanno inviato messaggi e lettere. Un particolare ringraziamento va ai colleghi segretari generali della nostra categoria. Saluto, ringrazio e abbraccio Lando Maria Seleoni. Con Lando, il più longevo in carico dopo di me, ho sempre avuto un rapporto franco, leale, anche se a volte ci siamo scontrati. D'altra parte, lo dice anche la canzone, due caratteri uguali. Devo riconoscere in Lando una grande capacità comunicativa e politica. Riccardo Colombani, Fiers, Nino Baggiotto, Fisac, li accomuno nel ringraziamento e nel saluto in quanto sono le new entry del settore, anche se con Riccardo l'esperienza del rinnovo del CCNL è stata determinante. Approfitto dell'amicizia con Riccardo e Nino, che Nino è appena arrivato ma che sta già dando, portando la sua impronta nel settore, per salutare gli ex segretari generali delle loro sigle con cui ho lavorato. Saluto calorosamente Giulio Romani, Giuseppe Gallo e Elisio Boni, con le quali ho avuto un rapporto splendido per la Chris Cisle, e Giuliano Calcani, Agostino Megale, Mimo Mozza, Marcello Tocco e Nicola Tarocchi per la Chris CGL. Saluto l'amico Emilio Contrasto, a cui rinnovo l'augurio per una pronta guarigione. Conosco Emilio da una vita, fin dai tempi della BPU. Approfitto di Emilio per salutare e abbracciare Francesca Furfaro, ex segretario generale di FARC. Infine saluto Stefano Quintabà e Stefano Ponzoni, rispettivamente segretari generali di FNA e SNIFIA. Sempre rimanendo in ambito sindacale, non posso non ringraziare e abbracciare Giorgio Benvenuto, della cui amicizia e vicinanza mi onora tutti i giorni. Veniamo ora ai saluti in casa unica. Comincio da coloro che hanno vissuto con me l'esperienza di segretaria nazionale. Edgardo Iostia, Marco Gaudiamonte, Beppe Miraglia, Valeri Cavrini, Roberto Gagliasso, Antonio Barbera, Francesco Fiore, Salvatore Ruocco, Lucio Giardini. Tutti nomi noti solo ai più anziani, tranne Salvatore, più anziano della nostra vita. A me tanto cari. Grazie.
Inoltre saluti e abbraccio Vito Pepe, l'amico Vito Pepe, Patrizio Ferrari, Maria Teresa Rustra, Paola Minzon e Francesco Molinari, usciti più di recente dalla Segreteria Nazionale. Ringrazio di cuore le collaboratrici di oggi, Loredana, Deborah, Carla, Nicoletta e Sandra, come quelle di ieri, Liliana, Rita, Lucia, Carla, Iole e Nadia. Ringrazio davvero di cuore le testampe che sono succedute in questi 12 anni. Simona Cambiati, Maria Oliva, Valentina Bombardieri, fino all'ultima arrivata, la carissima Lea Ricciardi. Grazie davvero a tutte, soprattutto per non avermi mandato pubblicamente mai a quel paese. Grazie per la vostra disponibilità. Saluto e ringrazio il responsabile del Centro Studio Orietta Guerra, Roberto Latin, e tutto il suo staff. Roberto, uomo di scienza della nostra dimensione, a cui però non affiderei mai lo svolgimento di un'assemblea. Saluto il responsabile del proselitismo, il ferocissimo e cattivissimo Gino San Marco, il responsabile del DAP, Gianfranco De Zottis, e il collaboratore di segreteria, Vippo Rema. E ringrazio Patrizia Bosco, coordinatrice autorità, e Marco Pasini, coordinatore della formazione, e tutti i responsabili delle aree tematiche. Saluto e ringrazio e abbraccio tutte le segretarie e segretari generali, regionali e territoriali della UIC. Non li cito per non fare un torto a nessuno, ma sappiate che siete la spina portante della nostra organizzazione. Parlando di rinnovamento, non posso non citare le due giovani new entry, Roberta Bellini, segretaria generale di Treviso e Belluno, e Francesca Corghi, segretaria generale di Modena e Reggio Emilia. La UIC si rinnova con giovani donne, è un grande messaggio per tutti. Saluto e ringrazio le segretarie e i segretari dei gruppi bancari e assicurativi. Anche in questo caso non vi cito tutte e tutti, ma sappiate che vi ho voluto io in quel posto. Non per simpatia, ma perché ve lo meritate. E perché lo avete meritato nel corso di questi anni. Vi aspettano tempi durissimi per le nuove aggregazioni, ma avete le giuste capacità per superare questa difficilissima fase. Abbraccio direttamente tutti i componenti del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale UIC, con i quali in questi anni abbiamo condiviso e costruito le politiche sindacali della nostra organizzazione. Grazie. Veniamo ora alla Segreteria Nazionale. Le ringrazio tutte, davvero. Una grande squadra, omogenea e compatta. Ringrazio Fulvio, a quale più tardi ci darò la guida della UIC, perché in questi anni, lavorando sempre seriamente, si è conquistata sul campo il riconoscimento delle sue capacità morali e politiche e della sua professionalità da parte dei quadri sindacali. Ringrazio Maurizio Arena, che ha voluto intraprendere con noi una sfida non facile, dettata dalla volontà di chiudere la sua esperienza sindacale con una nuova volontà. Ringrazio Renato Pellegrini, per l'amicizia che dura da oltre 40 anni. Dovevamo uscire assieme dalla UIC, ma rinnovo il contratto delle assicurazioni, lo terrà impegnato ancora un po' per un po' di tempo e spero che si concluda in modo positivo. Ringrazio Mariangela Verga, dopo di me è rinato da Tiro Lisera, sono stato carino, in segreteria nazionale, denominata la Vitaretta per il suo non comune senso ironico, non dimenticando la sua predisposizione naturale per la Trividesse. Ringrazio Giovanna Ricci, non era facile sostituire un personaggio storico come Barbera alla guida della discussione. Ci è riuscito benissimo, con la sua grazia e, quando serve, caparbietà. Ringrazio Giuseppe Uno, del Vecchio, non solo per aver portato gli iscritti delle BC a un livello ottimale, ma per l'impegno dimostrato in questi anni nelle materie a lui affidate. Ringrazio Giuseppe Due, Bilanzuoli, che si è giustamente esaltato nel ruolo di responsabile delle politiche contrattuali e mi ha fatto l'ottima spalla durante il rinnovo del CCNR. Ringrazio Max Pagani, l'ultimo arrivato in segreteria, che si è fatto ben volere pur seguendo gruppi ad alta competitività. Per te la prossima laurea sarà in psicologia. No, questa volta non dimenticavo di ringraziare Simone, come è successo altre volte. Ringrazio Simone usando le parole di mia moglie. Se fossi lei, sai quanti sberloni, schiaffi, ti darei. La ringrazio perché da 20 anni collabora con me, per grande serie dei sabati e delle domeniche, delle azioni maligne, delle mie urla, dei diversi compiti. È arrivato oggi con grande determinazione e professionalità e capacità ad essere la segretaria organizzativa della UIC. Un abbraccio, Simon. Ringrazio e saluto il nuovo tesoriere, a cui ho dato una fregata incredibile, l'amico Biagio Volta.
Infine saluto con doveroso omaggio tutti gli RSA della UIC, le iscritte e gli iscritti, che sono, lo ricordo a chi rimane, gli unici azionisti del nostro sindacato. Iscritti che nessuno ci ha regalato, iscritti che abbiamo conquistato uno a uno. Grazie, grazie, grazie. Spero di non aver dimenticato nessuno in questi lunghi ringraziamenti. Ho finito, per fortuna. Termina qui un'avventura cominciata nel dicembre del 1999. Evidentemente dicembre deve essere per me un mese importante. Oltre ad essere stato eletto nel dicembre di 21 anni fa, esco oggi 10 dicembre e sabato prossimo 12 dicembre la UIC compierà 67 anni. Termina qui un'avventura bellissima. Fatta di grandissimo impegno da parte mia, di grandi riconoscimenti, di alcune delusioni. Termino usando le stesse parole che compianto Elio Porrino usò il 12 marzo del 2008, quando mi passò la guida della UIC. Sono sereno. Esco sereno perché ho la massima fiducia delle compagne e dei compagni che guideranno la UIC. Grazie a tutti voi. Vi ho voluto davvero bene tutti e vi porterò sempre nel mio cuore con il vostro affetto. Buona vita a tutte e a tutti.